Buonasera a tutti, amici e amiche. Come va? Ma io direi che questi tecnici sono proprio fenomenali, sono simpatici fra tutti. Ci si lamentava del governo Berlusconi, giustamente, è un barzellettiere, è un puttaniere, è un buffone, è un mafioso, ma questa è un'altra cosa. Però anche questi non è che sono da meno, eh? Non ci si sta dietro, ogni tanto ne sparano una. Tutti simpatici, brillanti, agili. Cominciò Martone che fece quella battuta: le persone che si laureano dopo i 28 anni sono degli sfigati. Ah ah, mazza come sei simpatico, Martone. Poi un'intervista fatta al ministro delle infrastrutture Corrado Passera, 4-5 giornalisti intorno. E un giornalista pone una domanda, si vede la prima che gli è venuta in mente, e chiede: com'è il suo nuovo incarico? Passera lo guarda un attimo, poi gli risponde compiaciuto: è bello fare il ministro. Risposta dell'altro: e perché non il presidente del consiglio allora? E Passera dice: no comment, no comment, basta, arrivederci, arrivederci. L'unica frase che ha voluto pronunziare per farla capire agli italiani è stata: è bello fare il ministro. E ci credo, me lo immagino. Tra una bellezza e l'altra, speriamo che facciano anche qualcosa per la nazione. Oltre a queste battute simpatiche, Mario Monti, che parla, il posto fisso, è monotono. Sperimenta, gira ragazzo, gira, fai esperienze. Anche lui, battute. Sono dei simpaticoni questi tecnici. Sul posto fisso ci ha ricamato anche il ministro del lavoro, Elsa Fornero, colei che piangeva, la Fornero piangente, perché gli italiani dovevano fare nuovi sacrifici, ha dichiarato oggi: il posto fisso, un'illusione. Noi dobbiamo spalmare i diritti in tutto l'arco lavorativo, non possiamo agevolare alcuni con il posto fisso e lasciare altre persone allo sbando. E qual è la loro idea? Far diventare tutti precari. Ma sono dei tecnici. Sono dei tecnici. Il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, anche lei sul posto fisso, ha detto che è per l'italiano una vecchia mentalità tradizionale quella del posto fisso, per stare vicino a mamma e papà. Se anche così fosse, ci tratta come dei bambini. Se anche fosse come dice il ministro Cancellieri, se una persona diventerà precaria in futuro, sarà obbligata a stare con mamma e papà. Perché magari per il ministro Cancellieri non è un problema accedere ad un mutuo, ma per una persona cosiddetta normale come me, sì, è un problema accedere ad un mutuo. Se una persona viene assunta 3 mesi, poi gli viene rinnovato il contratto per altri 3 mesi, poi viene licenziata per essere riassunta altri 6 mesi, nessuna banca ti darà mai un mutuo, è impossibile. A meno che tu non abbia un garante, e un garante chi è? Un pensionato. Tuo padre, tua madre, tuo nonno, quello che è. E si schiavizza così un'intera famiglia. Perché? Perché lo Stato non funziona. Il ministro del lavoro dice che il posto fisso è un'illusione, ma le tasse sono reali. E questo Stato, questo governo che ha alzato le tasse, però non ti può garantire un posto fisso. Ma tu quelle tasse in qualche modo devi pagarle. O le persone andranno a rubare o a spacciare, qualcuno poi si adatterà. E queste persone con le battute pensano di risolvere tutto. Ora, queste stronzate uno se le poteva sentire dire da Gasparri, dalla Russa, da Fassino, uno se l'aspettava che dicessero delle minchiate così, ma questi tecnici che dovrebbero essere sobri, ma saranno anche sobri, ma sono anche simpatici. Voglio dire che la Grecia mi sembrava molto vicina, sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista sociale. Lì è drammatica la situazione per pensionati e lavoratori, e sarà anche da noi così. Ma
Però ci sono i tecnici, fanno le battute. Ma io dico se andrà poco avanti con queste battute. Speriamo. Ma che tu puoi sperare? Io cose rammatti. Rimango, cioè, basito perché sono distanti dalla condizione reale che vivono le persone ogni giorno, altrimenti non direbbero delle stupidaggini simili. Bisognerebbe riformare lo Stato in questo paese per poter riprendere a funzionare un po' correttamente, ma è lungo ancora il tempo, via. Ma va bene, se non nevica, eh? Arrivederci.